Ciao a tutti, bentornati sull'Albero Nero. A quanto pare mi toccherà tornare sui miei passi. Di che cosa sto parlando? Se vi foste persi le ultime vicende dell'Albero Nero, vi aggiornerò, riportando quanto dissi in una comunicazione pubblicata tempo fa. Sono passati 2 anni dal mio annuncio di voler lasciare definitivamente il mondo dei creepypasta per dedicarmi ad altri format. Quando pubblicai quel video sapevo che la mia sarebbe stata una scelta difficile da accettare per i fan di vecchia data. E questo per diverse ragioni. Per chi non lo sapesse o si fosse dimenticato, anni fa ero molto attivo nel campo dei creepypasta, ma non come semplice appassionato. Io fui uno dei creatori che tra il 2014 e il 2016 rivoluzionarono le creepypasta in Italia, lavorando giorno e notte e sfruttando tutte le mie competenze per creare audioracconti originali, interessanti e soprattutto terrificanti. Non mi limitavo a prendere un testo sulla creepypasta wiki, leggerlo e pubblicarlo su YouTube. Da ogni testo che mi procuravo o scrivevo di mio pugno, volevo crearne un capolavoro. Un'opera che durasse nel tempo e potesse essere apprezzata negli anni a venire. La mia più grande passione furono le creepypasta legate ai videogiochi degli anni 90, ma anche leggende su inquietanti registrazioni impresse in vecchie videocassette, cosa che oggigiorno chiamereste analog horror. Alcune mie creepypasta vengono guardate ancora oggi, ispirando i nuovi appassionati. Un giorno però decisi di fuggire dall'universo dei creepypasta. Abbandonai quel mondo per diversi motivi. Primo fra tutti fu il desiderio di uscire da un ambiente che all'epoca percepivo come in decadenza, a cui sarebbe stato inutile sprecare ancora tempo e fatica. Non mi pentì della mia scelta, ma non avrei mai potuto immaginare che a distanza di 2 anni dalla pubblicazione dell'annuncio avrei continuato a ricevere messaggi di ragazzi e ragazze che mi chiedono ancora oggi di narrare creepypasta. Gli ultimi 2 anni li ho passati a realizzare video in stile documentaristico. Bellissimi, certo, ma impegnativi e dai risultati del tutto infruttuosi, salvo alcuni casi eccezionali. Pertanto, decisi che avrei realizzato un sondaggio al fine di valutare ciò che la mia utenza desiderava di più. Tornare nel mondo dei creepypasta o lasciarle una volta per tutte? Potentia ad populum. Il sondaggio si è concluso con la vittoria assoluta di sì, ossia col ritorno nel mondo dei creepypasta. Programma dell'Albero Nero. D'ora in avanti cercherò di garantire una nuova creepypasta a cadenza settimanale. Cominceremo da storie brevi, fino a passare a racconti più lunghi. Non smetterò di fare video in stile documentaristico, ma per il momento ci dedicheremo alle nostre creepypasta. Inoltre pubblicherò dei remake di alcuni miei vecchi video. Non potete immaginare le tonnellate di difetti ed errori che ho constatato riguardando i miei primi video. Per non parlare dell'addizione di allora. Inoltre, farò tutto il possibile per proporre un riavvio della serie Metal Murders con una veste grafica tutta nuova. Questo è quanto. L'unica cosa che chiedo è un pizzico di collaborazione da parte vostra, poiché il destino di questo canale dipende soltanto da voi. Potete fare 2 cose. La prima è mettere like ai video. La seconda è condividerli. Nel corso degli anni ho realizzato degli autentici capolavori, che nonostante siano stati caricati mesi addietro, in pochissimi li hanno guardati, dando l'impressione che il mio canale proponga materiale poco interessante. In questi ultimi anni ne ho passate di cotte e di crude, tra strikes e segnalazioni di copyright, spesso scorrette. E nonostante sembri che questa piattaforma abbia fatto tutto il possibile per buttarmi giù, io sono ancora in piedi. E questo è solo grazie alla mia piccola cerchia di fan che ancora oggi riesce a mantenere vivo questo tesoro nascosto nell'oceano di YouTube. Perché se si hanno a cuore i veri artisti e i creatori che ci mettono sensibilità e amore nelle loro opere, perché non sostenerli? Questo è tutto. Io vi ringrazio davvero per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video, come sempre, sull'Albero Nero. Ah, quasi dimenticavo. Credo che per il nostro logo sia arrivata l'ora di un piccolo restyling.